per fare un attacco. Ma io le fotografo? Sì. Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Getto, Padre Santo, il tuo sguardo su questi nostri fratelli e fa che il nostro fratello Tamar, che ha offerto la sua vita per la libertà in questo 150 anni dell'unità d'Italia, sia foriere di bene per la nostra nazione, per l'arma che lui faceva parte, e sia che la polizia sia segno e sacramento. Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo figlio come unico vero salvatore, getta il tuo sguardo su questi fratelli che commemorano il ritorno tragico e repentino del nostro fratello, che ha dato la sua vita per la salvezza di questo territorio, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. E tua Maria, Madre di Dio, Madre nostra, copri col tuo nome alla Polizia di Stato, a tutte le forze dell'ordine, ma maggiormente, essendo commissario straordinario del Comune, con la mia presenza e la vostra presenza, può significare la vicinanza alla famiglia, alle forze dell'ordine in tutta la città di Grumolevano. Inutile dire che la memoria è importante, perché il gesto eroico va ricordato anche per non cercare di guardare in avanti sempre nel rispetto della legalità, dell'ordine e dei nostri principi. Questo vogliamo testimoniare oggi. Ringrazio la questura, il questore di Napoli, tutta la Polizia di Stato, ma anche tutte le forze del governo, i cittadini che stanno intervenendo, quelli di questi, sono presenti, ma sicuramente, spiritualmente, sono vicini a noi e alla famiglia italiana. Avremo modo di incontrarci poi con i parenti per vedere di la signora.